We live in very special time. Stiamo vivendo un periodo, un momento estremamente particolare. There is no better time than to engage in creativity and activism than in a time of crisis and paradigm shifts. Quale miglior momento questo che stiamo attualmente vivendo, ovvero un momento di crisi, per veramente iniziare a impegnarci nella creatività, ad essere quindi attivi su tutti i fronti? I want to explore with you first the paradigm shift that is going on, how it is talking about our evolutionary future, and then I want to invite you to join me in accelerating that evolution. Inizierò con un salto di paradigma, rivolgendo l'evoluzione verso il futuro, e vi chiederò poi di accelerare questa evoluzione insieme. This is what I mean by quantum activism. Ciò è quello che io chiamo l'attivismo quantico. Understand the quantum first. Capire anzitutto cos'è un quanto. And then explore quantum creativity. Esplorare, capire quindi poi la creatività quantistica. And thirdly, transform yourself as we transform the world together. E infine poi, come terzo punto, cambiare voi stessi e cambiare il mondo. So the question again is there anything to life than just material body? Oltre al corpo materiale, c'è forse l'aspetto vitale, la vita? Questa è la domanda. Is it all mechanical movement or is it more than that? Tutto può essere limitato a un movimento meccanico o c'è qualcosa di più? Isaac Newton started us in this course, of course. He said that all things are determined things, determined by the physical laws. Newton ci ha detto che tutte le cose sono determinate e sottostanno alle leggi della fisica. Now, what we'll go through first is to show how quantum physics completely demolishes this very comfortable cocoon of the materialist worldview. Quello che voglio oggi innanzitutto spiegarvi è che la fisica quantistica mette sottosopra queste teorie. Consciousness is the ground of all being. La coscienza è la base di tutti gli esseri viventi. Matter is not separate from consciousness. La materia non è separata dalla coscienza. Instead, matter consists of possibilities of consciousness itself. Ma la materia consiste nelle possibilità della coscienza e dell'espressione della coscienza. And then I was convinced at once that it is possible to do science with this metaphysics. E mi sono quindi reso conto della possibilità di fare scienza tramite la metafisica.